Io direi manca una persona, ma iniziamo. Allora, grazie a tutti di essere qua, grazie anche a coloro che sono collegati. Due parole prima di iniziare di presentare la relazione sul programma delle prossime serate. Venerdì prossimo, tempo permettendo, ma siamo stati sfortunati l'ultimo venerdì, ma stavolta speriamo il meglio, c'è l'osservazione al Cornua, quindi i soci che verranno hanno lo strumento per venire. Abbiamo tutte le indicazioni per arrivare sul sito, ci sono trovate. Il venerdì successivo abbiamo spazio per tutti, quindi siamo collegati per 2 venerdì di seguito, non saremo qua. E abbiamo Davide Cimatelli, se non sbaglio, che ci racconterà del cielo autunno primaverile. È molto bravo, molto interessante, quindi una bella relazione anche quella. E poi abbiamo un'altra interessante relazione, finalmente di nuovo in sede, Alessandra, che ci parla di attualissime nuove scoperte sulle galassie, sui pianeti extragalattici, pensateci, cioè pianeti in altre galassie da identificare e i metodi per trovarli. Giovedì prossimo invece inizierà il corso per coloro che sono iscritti. Dobbiamo ancora capire, penso che vorremmo fare la prima lezione, forse fisica, poi online, vediamo un attimino come poterci organizzare, anche per non fare troppe cose. E quindi giovedì parte il corso e niente, torniamo a questa sera. Questa sera abbiamo una relazione su una materia interessantissima, fatta da un relatore bravissimo, quindi sarà molto bella, l'antimateria. Non dico niente perché tanto. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie Gigi per questa amichevole presentazione, spero di mantenerle le così aspettative così promettenti, ma in realtà sono molto aiutato dall'argomento, perché questo è un argomento che da sempre incuriosisce, forse anche il nome antimateria è qualcosa che richiama qualcosa di misterioso, di arcano. Io quando l'ho vista per la prima volta da studente, veramente mi sembrava un argomento per cui la realtà supera la fantasia. E in realtà, adesso che la vedo da insegnante, è proprio un bellissimo esempio, uno spaccato di esempio di come procede la scienza, di questa fare delle ipotesi, verificare con l'esperimento, ricontrollare se l'esperimento è andato bene, ha risultati positivi, negativi, rifare l'ipotesi. Quel metodo scientifico di Galileiana memoria, qui lo vediamo tutto per intero. Sicuramente sono stati incuriositi da questo argomento alcuni scrittori di fantascienza, ad esempio Dan Brown, in Angeli e Demoni, lo ha messo l'antimateria in un ordigno in cui il protagonista si vedeva alle prese per cercare di sventare un attentato che poteva radere al suolo l'intera Roma. Gene Roddenberry, che è l'ideatore di Star Trek, per cui c'era questo gruppo che andava in giro per le galassie alla ricerca di forme di vita intelligenti su un'astronave, l'Enterprise, che era alimentata da antimateria. In onore di questa stessa astronave è stato chiamato il primo Space Shuttle, quello inaugurato nel 76. Ma per capire un po' che cos'è l'antimateria, dobbiamo un attimo tornare indietro e fare un ripasso di cos'è la materia. E per quanto ne sappiamo oggi, la materia è fatta di atomi. A dispetto del nome, l'atomo è ulteriormente suddivisibile in particelle più piccole, un elettrone, che è addirittura un atometro, 10 a meno 18 di dimensioni, il nucleo pesante dove c'è il 99,99% della massa dell'atomo concentrata lì. Il nucleo è fatto di due tipi di particelle, che sono i protoni e i neutroni, i quali non sono elementari. Il protone e il neutrone sono a loro volta suddivisibili in mattoncini più piccoli. Il protone è suddivisibile in due mattoncini che si chiamano quark up, di carica 2 terzi e 2 terzi della carica elementare, e un quark down, che è meno un terzo della carica elementare.
se li mettiamo insieme, danno in effetti una carica elementare. Il neutrone invece è fatto di un up e di due quark down. Se li mettiamo insieme, danno zero. Il neutrone sappiamo che non ha carica elettrica. Ma via via che aumentavano le conoscenze, soprattutto con la scoperta dei raggi cosmici e successivamente con gli acceleratori di particella, si è visto che questi mattoncini qui non bastavano più, che ne erano necessari altri per descrivere tutte le altre particelle che sono presenti in natura, e oltre a questi qui, quark up, down, e le controparti leggere, i leptoni, insomma, che sono il neutrino elettronico e l'elettrone, era necessario un'altra generazione di particelle che sono i quark charm strange, con il muone che è un elettrone un po' più pesante e il neutrino muonico. E poi non bastavano nemmeno questi, è stato necessario introdurre un'ulteriore generazione di particelle con il quark top and bottom e con il tauone e il neutrino tauonico. Con questi mattoni qui di base si riescono a costruire le particelle che conosciamo, ma con una sorpresa. Continuando ad analizzare la materia, a scindere, a continuare ad analizzare, si è visto che ognuna di queste particelle qui aveva una controparte a specchio. Cioè l'elettrone aveva un suo parente a specchio, esattamente a specchio, che si chiama, che abbiamo chiamato antielettrone. E lo stesso via via per tutte le altre particelle, anche i quark, c'era il quark up e si è trovato l'anti-quark up, il quark down e si è trovato l'anti-quark down, e così via per tutte. Cioè ogni particella dove si è cercato c'era una controparte che viene chiamata antiparticella. Questa antiparticella ha le stesse caratteristiche della particella di partenza, ma complementari, cioè i numeri quantici sono complementari. La cosa che hanno in comune è la massa. Qui le particelle sono evidenziate in modo diverso, sopra ci sono gli adroni che sono delle particelle che sentono l'interazione forte, stanno all'interno del nucleo, quindi devono tenere insieme protoni che sono carichi positivi e che tenderebbero a respingersi, invece i leptoni sono quelli che non sentono l'interazione forte. Ma che caratteristiche hanno materia e antimateria? Perché potrebbero essere altre particelle ancora, no? No, perché queste particelle qui, vedete, per ognuna c'è la stessa carica, le uniche che non hanno controparte sono i bosoni di Gauge. Oltre a queste particelle qua, ce ne sono alcune che hanno un ruolo un po' diverso, che sono quelle che si incaricano di trasportare l'interazione, cioè queste particelle interagiscono tra loro. E come interagiscono? Ci sono altre particelle che vengono chiamate mediatori di forza e che trasportano l'interazione da una all'altra, quindi interagiscono elettricamente. L'interazione elettrica è trasportata da questo bosone di Gauge qua, che è il fotone. Lo stesso per l'interazione debole, lo stesso sono gli odori buoni, quella per l'interazione forte. Queste particelle qui non hanno una controparte anti, nel senso, oppure se si vuole, il fotone è l'antiparticella di se stesso. Questo significa che se abbiamo, ad esempio, un atomo fatto di materia e un atomo fatto di antimateria, i fotoni che emetteranno, cioè la luce che emetteranno, ad esempio, sarà identica. Non possiamo accorgerci della differenza, perché l'antiparticella del fotone è il fotone stesso. E vedete, ad esempio, l'elettrone a carica positiva, l'antielettrone a carica, l'elettrone a carica negativa e l'antielettrone a carica positiva, e viene chiamato positrone. Queste seconde generazioni di particelle sono state viste successivamente, perché sono delle particelle che vivono pochissimo. Per esempio, il muone vive 2 microsecondi, 2 milionesimi di secondo, poi scompare. Per questo sono state viste dopo. Solo la prima generazione è stabile e costituisce la materia che vediamo, di cui siamo fatti. Ecco, ad esempio, qui si vede l'elettrone a carica E, il positrone a carica più E, la carica E è la carica elementare,
1,6×10^19 coulomb, la massa m, il protone a carica positiva e la massa 1836 volte quella dell'elettrone. L'antiprotone a carica negativa è la massa identica, 1836 volte la massa dell'elettrone e dell'antiprotone. Il protone è fatto di due quark up e un down, l'antiprotone è fatto di due antiquark up e un antiquark down. E così facendo si possono costruire tutte le altre particelle. Ma che cosa hanno veramente di peculiare o anche di strano la materia e l'antimateria? Se prendiamo un elettrone e un positrone e li mettiamo a contatto, svaniscono completamente. Quello che rimane è solamente energia. In particolare, un elettrone e un positrone, quando vengono in contatto, generano due raggi gamma che vanno a 180 gradi uno dall'altro, poi questo vedremo che sarà molto importante per gli utilizzi dell'antimateria che facciamo oggi, sapere questa cosa qui. Vanno proprio a 180 gradi due fotoni gamma e la materia, la massa scompare completamente. E l'energia che liberano è quella data dalla famosa formula massa-energia è uguale a mc quadro. Tanto per darvi un ordine di grandezza dell'energia che viene liberata, guardate questo paragone. Abbiamo diciamo l'energia chimica che ad esempio l'energia, non so, di un esplosivo come tritolo, a cui la sua capacità di liberare energia rispetto al massimo valore che può liberare, che è uguale a mc quadro, bene, dal tritolo riusciamo a estrarre 0,05 miliardesimi di mc quadro, quindi 0,05 miliardesimi rispetto a tutta l'energia che sarebbe contenuta. Un motore a scoppio, un ciclo stirio, un ciclo 8, insomma, è più efficiente perché dell'energia immagazzinata sotto forma di energia potenziale nel carburante riusciamo ad estrarre 0,3 miliardesimi di mc quadro, già un po' meglio, ma siamo sui miliardesimi. Più efficace è l'energia nucleare, sappiamo, l'energia di fissione riesce ad andare a prendere un milionesimo di mc quadro, quindi un milionesimo rispetto a quella che potrebbe prendere, il massimo di quello che potrebbe prendere, l'energia da fusione nucleare, chiamiamo il tokamak, il reattore a fusione, riesce a prendere un centesimo di mc quadro. Bene, se abbiamo materia e antimateria è 100% di mc quadro, tutta, la prendiamo tutta quella che sarebbe disponibile viene trasformata in energia. Tanto per farvi un esempio, un grammo di antimateria potrebbe alimentare una casa, una famiglia per 3.000 anni e per avere lo stesso potere esplosivo di ad esempio la bomba che su Nagasaki Hellboy, è una bomba da 15 kilotoni, basterebbero 0,7 grammi di antimateria. Tenete presente che la bomba su Hiroshima erano 60 kg di materiale fissile, poi effettivamente sono stati soggetti a fissione un solo chilo, però comunque basterebbero 0,7 grammi per raggiungere lo stesso potere esplosivo di queste. Quindi avevano ragione Dan Brown e Roddenberry su ipotizzare un ordigno ad antimateria e un'astronave che funziona ad antimateria. Beh, questo se l'è chiesto il Pentagono, perché negli anni 50 sono partiti tutta una serie di finanziamenti proprio tesi a vedere, a fare studi per poter utilizzare l'antimateria sia per un senso che per l'altro, o addirittura anche per produrre energia. A dire la verità, in questo periodo qui il Pentagono ha fatto diversi studi, troviamo anche una vernice per l'antigravità, oppure c'erano studi per la telecinesi o la telepatia, quindi diciamo che tante cose non si sanno oggi, non si sapevano. Quindi anche tante di queste cose non hanno portato a niente ovviamente, ma diciamo che nel clima di guerra fredda il motto era: se è possibile farlo è meglio che lo facciamo prima noi.
E quindi molti studi sono stati indirizzati a questo. D'altra parte, sarebbe insincero dire che tutti i finanziamenti legati agli studi sull'energia nucleare oppure anche alla radioastronomia avevano un unico scopo scientifico. Lì c'era sempre il Pentagono interessato a vedere gli sviluppi di questi studi qua. Beh, vi dico subito che per fortuna questo non è possibile. Pensate che l'antimateria non si trova nelle miniere, bisogna farla, bisogna produrla. E per produrre un grammo di antimateria con la tecnologia di oggi servirebbe un milione di anni. Quindi già. Pensate che da quando si sa produrre antimateria nei grandi acceleratori, più di 50 anni, tutta l'antimateria prodotta fino ad oggi, se la mettiamo tutti insieme, non raggiunge un milionesimo di grammo. Quindi questo possiamo già togliere. Inoltre c'è anche il fatto, dato che la dobbiamo costruire e dato che ogni processo di costruzione normalmente ha un bilancio negativo, spenderei più energia a costruirla che non quella che poi mi darebbe indietro. Non solo, l'antimateria, per il motivo che dicevo prima, non può assolutamente venire in contatto con la materia. Quindi ci sono problemi, grossi problemi anche di stoccaggio. Oggi si riesce a stoccare l'antimateria anche per molto tempo, ma non certo in dispositivi così come aveva immaginato Dan Brown, che questo cosa lo portiamo a mano così. Servono campi elettrici e magnetici per confinare l'antimateria, per evitare che tocchi il contenitore in cui lo stiamo confinando, e quindi questo non è proprio possibile. Quindi diciamo che questi utilizzi qui per il momento li lasciamo alla fantascienza, ma comunque l'antimateria è una cosa che è utilissima, si sta producendo anche in questo momento al CERN di Ginevra, c'è un programma di produzione di antimateria. Per capire però veramente perché si produce, qual è lo scopo, a cosa serve, dobbiamo fare un passo indietro, dobbiamo andare a vedere un po' la storia per capirlo bene, come tutte le storie ha un protagonista, e in questo caso il protagonista è lui, Paul Adrian Morris Dirac, che prenderà il premio Nobel nel 1933 proprio per avere ipotizzato per primo l'antimateria, o meglio, per avere formulato una teoria che la prevedeva, che prevedeva inequivocabilmente la presenza di questa antimateria. Dirac era un uomo stranissimo, una personalità veramente particolare, parlava pochissimo, rispondeva a monosillabi, quando rispondeva, oggi diremo un autistico, una sindrome autistica grave, un Asperger o cose del genere. E ci sono tantissimi aneddoti su di lui, sul suo carattere. Pensate che gli studenti avevano coniato il Dirac, comunità di misura del silenzio. Un Dirac era una parola allora. Ci sono degli aneddoti buffissimi veramente su di lui, che sono narrati benissimo da questa via, la sua biografia, addirittura maniacale per quanto descrive bene, guardate il titolo, L'uomo più strano del mondo. Un aneddoto veramente buffissimo è quello che stava facendo una lezione, c'erano gli studenti, a un certo punto uno studente dice: scusi professore, non capisco quella formula che è scritta lì in basso, non riesco a leggerla. Lui si ferma e non dice più niente. Un attimo di imbarazzo totale. Allora questo studente, sentendosi in colpa per aver bloccato così la lezione, dice: no, mi scusi, avevo solo chiesto se magari poteva mostrarmela. E lui dice: la sua non era una domanda, era un'affermazione. E prosegue a spiegare. Questo per dire il personaggio com'era, un genio, lo stato puro, per quanto riguarda una difficoltà enorme nei rapporti sociali, ma un genio lo stato puro per quanto riguarda la sua abnegazione verso questa materia. Andando un po' a scavare nella storia di Dirac, è nato a Bristol, l'8 agosto del 1902, era compagno di scuola del celebre
attore che era, se mi sfugge il nome, Cary Grant, era il compagno di fuori di Cary Grant, e questa era sua famiglia, mamma Chloe, la sorellina Betty, il fratello più grande, due anni più grande, Felix, Paul, e il padre Charles. E non era una famiglia felice. Non lo era per via dei metodi educativi troppo autoritari del padre. Dirac dirà da grande che lo studio del padre era la sala delle torture. Non sappiamo di certo di punizioni corporali, ma tantissime punizioni psicologiche. Capitava tantissime volte che andavano, soprattutto verso i due figli maschi, andavano a letto senza cena. Lui era maestro d'inglese e al di fuori della famiglia era vista come una persona assolutamente irreprensibile. Ma questi suoi metodi avranno condizionato il piccolo Paolo e anche il fratello in modo irreversibile. Paul Dirac aveva sviluppato questo modo di non rispondere proprio per paura della punizione. E uno dei metodi educativi consisteva nel mettere in rivalità, in competizione i due fratelli. Questo costerà quando Dirac qui vincerà il suo PhD a Cambridge, Felix la prenderà malissimo e verrà trovato morto suicida nelle campagne di Bristol a 25 anni. Non poteva superare l'onta di avere un fratello, un genio, naturalmente lui era più modesto come sue capacità scolastiche, e non è riuscito a superare questo. Da quel momento Dirac interromperà qualunque rapporto col padre. Quello vediamo insieme a Irving Schrödinger, insieme a Paul, insieme a Werner Heisenberg, che stanno andando, sono alla stazione di Stoccolma e sta andando a ritirare nel 1933 il premio Nobel, che condividerà insieme a Schrödinger. L'anno prima aveva vinto Heisenberg per la sua meccanica delle matrici. Non sento l'audio. Ho acceso io qua. Insieme a questa celebre immagine del congresso Solvay, il quinto congresso Solvay del 1925, grandi della fine del 27, Solvay 27. Qui c'è Dirac, subito davanti ci sono Lorenz e Einstein, a fianco Arthur Compton, qui è Schrödinger, Donder, Faber, e qui proprio al centro della scena. Qui aveva la teoria degli astronomi, secondo me è Ferrari, lì De Ferrari che sta facendo lezione di cosa? Ho messo a manipolare. Ed era insieme a questo qua cervo, i cervelloni, pensate che qui, di queste 9 persone che sono in prima fila, 7 avrebbero preso il premio Nobel. Unica donna del gruppo, Marie Curie, ne avrebbe presi 2 per la chimica e per la fisica, quindi nel 1903-1907. E in questo momento, vedete, Albert Einstein era il momento in cui stava discutendo con Niels Bohr, che è qui, sull'interpretazione della fisica quantistica. Era nata la fisica quantistica, ormai aveva raggiunto una certa stabilità, la meccanica quantistica stava mettendo successi, spiegando tutti i fenomeni che erano incomprensibili fino a quel momento, e sull'interpretazione che si bisognava dare Einstein non si è trovato d'accordo. E nasce così un lunghissimo duello con Niels Bohr, nel quale Einstein inventava esperimenti mentali per cercare di trarre in inganno le idee della fisica quantistica, e Bohr puntualmente rispondeva colpo su colpo. E in questo momento aveva appena perso un duello importantissimo, sembra infatti Einstein un po' a disagio, sta toccando la sedia, non sembra a suo agio. E questo personaggio qui è Charles Wilson, che avrà un ruolo fondamentale nella nostra storia. Charles Wilson inventerà un tipo di strumento che servirà tantissimo per la scoperta dell'antimateria, cioè si scoprirà proprio con quello strumento. Qui c'erano i giovani rampanti, la fisica quantistica, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, Schrödinger, che si erano a loro volta schierati con per l'uno o per l'altro in questo
duello di altissimo livello, Heisenberg dirà che Dirac è secondo solamente ad Einstein e a Niels Bohr per quanto riguarda le cose che ha fatto. Ma che cosa ha fatto? Vediamo un attimo. Dobbiamo pensare che fino a quel momento lì le due teorie sulle quali si basava la fisica di quel momento erano la fisica quantistica e la relatività speciale. Successivamente, la relatività speciale è nel 1905, successivamente nel 1916 ci sarà l'enunciato della relatività generale. Queste due teorie avevano avuto tantissimi successi. Questa diventa più su un piano teorico di spiegazione di formule, questa su un piano pratico. Niels Bohr ha fatto l'atomo di Bohr, quello che oggi si usa in chimica, oggi. Però avevano marciato su binari separati, come se lavorassero su campi completamente diversi. Non hanno niente in comune. La fisica quantistica, qui per chi la riconosce, queste equazioni degli autovalori con le autofunzioni che mi dicono che l'elettrone non può stare da tutte le parti, può stare in alcuni livelli, sono le equazioni da cui si ricavano i livelli energetici, gli orbitali nell'atomo, degli elettroni nell'atomo, e che ingloba al suo interno il dualismo onda-corpuscolo. Dall'altra parte c'era questa famosa formula che è il triangolo delle energie, sembra quasi un teorema di Pitagora, dove c'è l'MC quadro, che è una forma di energia dei corpi, che hanno i corpi, e poi c'è la parte di energia cinetica, dare l'energia totale, ed è una parte, diciamo, della fisica che si è occupata più del tempo di dare le basi della teoria generale della relatività, ma non ha niente a che vedere con la fisica quantistica. Einstein diceva la teoria della relatività è la casa a due piani, il piano terra, la relatività speciale, o come si dice in Italia, non solo qui in Italia, la relatività ristretta, il secondo piano, la relatività generale, che è la teoria della gravitazione. Bene, per quanto riguarda una concezione che Dirac aveva di quello che dovevano essere le leggi della fisica, questo appare una realtà disomogenea, cioè che le leggi della fisica si occupino di cose diverse senza avere parti in comune, qui nel molto piccolo, lì nel molto veloce. Questa è la cosa che disturba un po' da un punto di vista proprio dell'estetica di quello che è, può essere una formulazione di una teoria. Dirac si mette al lavoro su questo, cioè cerca di unificare questi due campi di studio. Insegue un'idea, non insegue un dato, non ha qualcosa da verificare, un risultato sperimentale di cui deve trovare una spiegazione, insegue un'idea. L'idea è un'idea di bellezza. Riuscire a trovare una formula elegante che rappresenti queste due teorie, e dopo parecchi anni di studio esce questa formula qui, che vabbè, naturalmente è formalizzata, e che riesce veramente nell'intento, coglie entrambi i lati. Questa, Schrödinger dirà, è una delle più belle formule della fisica. Da questa formula qui si nascono subito i primi successi, perché ad esempio lo spin dell'elettrone, quella specie di variabile intrinseca che ha l'elettrone, che è un po' come se girasse su stesso, e che prima bisognava noi introdurre ad hoc, cioè dobbiamo noi introdurre nella teoria, c'è lo spin, adesso esce in modo naturale. Lo spin non dobbiamo più introdurlo noi, viene ricavato da questa legge qui. Dentro questa legge qui si vedrà poi l'entanglement quantistico, questa proprietà che hanno, diciamo, le particelle di autocorrelarsi, poi di rimanere correlate, anche se trovano molto distanza tra loro. Dirà che è molto soddisfatto di questo, grande successo. Ma questa formula, questo è solo l'inizio, perché la formula nasconde anche altre cose. Bisogna solo saperle tirare fuori, ma nasconde anche altre cose. Vedete, qui c'è l'energia? Qui l'energia al quadrato. E già studenti di primi anni di liceo sanno che se io voglio ricavare E, una volta che conosco E quadro, ho due soluzioni, una col più e una col meno.
Dirac applica questa formula agli elettroni, prende un elettrone libero e guarda dove lo porta questa teoria, guarda dove lo porta. E si accorge che ha due soluzioni, due possibili energie. Il problema per la fisica è che un'energia negativa ha un significato aberrante, nel senso che noi sappiamo che qualunque sistema fisico cerca di andare al minimo dell'energia. Se fosse possibile un'energia negativa non avrebbe un minimo, andrebbe giù all'infinito, non sarebbe stabile. La teoria sembra prevedere una materia instabile. Molti qui prendono le equazioni di Dirac, insomma, sì, va bene, descrive bene la realtà, ma non la descrive tutta. Ci sono, dobbiamo fare noi dei tagli a questa equazione, non dobbiamo prenderla alla lettera tutti, ma non Dirac, che invece persevera e cerca un significato. Il significato che propone Dirac è questo. Abbiamo l'elettrone, sembra che ci sia la presenza di una controparte negativa, ma perché negativa? Potrebbero benissimo le cose essere così. La carica è positiva e darebbe luogo a un'energia positiva. Quindi la possibilità è questa. Deve esistere un'altra particella che è identico all'elettrone, che ha la stessa carica ma cambiata di segno. Per il resto è completamente identico, lo dicono le equazioni. Dirac pubblica questo risultato, chiederà se una tale particella esistesse, sarebbe un nuovo tipo di particella sconosciuta alla fisica sperimentale, dotato della stessa massa e di carica opposta a quella dell'elettrone. Chiameremo questa particella antielettrone, questo è il vagito dell'antimateria. Qui nasce l'antimateria, almeno nella testa di un fisico teorico. Naturalmente, come sappiamo, fisica poi deve avere un riscontro pratico, dobbiamo poi vederla questa particella, ci devono essere poi le tracce. Ma l'idea è questa, qui è da dove nasce, da queste equazioni. E guardate la strada che aveva poi seguito, pochi di prima aveva detto se esistesse un'estetica della matematica, la mia equazione sarebbe probabilmente giusta. L'equazione di Dirac la troviamo nel pavimento di Westminster. Ora qui, io non so quante cattedrali al mondo possono avere stampato un pavimento, un'equazione matematica, penso solo questa. Questa equazione qui ormai è iconica, la troviamo sulle magliette, la troviamo su gadget di ogni tipo. Mi sono trovato a doverla correggere una studentessa un po' di tempo fa, perché era scritta male, col più però non l'ha presa bene, perché era un tatuaggio. E solo che l'aveva scritta col più è stata deformazione professionale, non ce l'ho fatta a non dirglielo. Guarda, lì ci vuole il meno. Anche perché poi passare dal più al meno con il tatuaggio non è così semplice. Bene, Dirac che vedete, è riuscito in questo intento. È un intento di unificazione, che è proprio quello che fa la fisica oggi, cercare di unificare. L'uomo più silenzioso del mondo è riuscito a far parlare tra di loro due teorie che non avevano niente in comune. È riuscito a trovare il formalismo matematico che fonde le due teorie. Questa è un'equazione differenziale, le variabili parziali e un'equazione difficile da risolvere, però lì dentro c'è tutto questo. Notate anche, se esistesse una tale particella sarebbe un nuovo tipo di particella. Notate come chi fa veramente scienza sia molto cauto, molto prudente nel fare affermazioni, lascia sempre le porte aperte ad altre possibilità, non dice così. Potrebbe anche essere così, se esistesse la chiamiamo antielettrone. E come è stato visto a questo punto l'antimateria? Per vedere questo, per capire questo, dobbiamo fare un ulteriore passo indietro. Allora, negli anni 20 lo stato delle conoscenze della fisica era questo, c'era stato Thomson nel 98 che aveva scoperto l'elettrone, nel 1905 Albert Einstein con l'ipotesi del fotone, e nel 1910 Ernest Rutherford con i suoi esperimenti dell'atomo piccolo, quindi insomma quella data della scoperta del protone.
In quegli anni lì la materia è fatta di due particelle, elettroni e protoni, e con queste dobbiamo comporre qualunque cosa. Tutta la chimica era fatta di queste due particelle qua. Però poi scopriamo qualcosa. Il neutrone arriva un po' dopo, La scoperta del neutrone arriva successivamente. È stato inventato questo strumento qua, che è uno strumento semplicissimo, uno strumento che si trova nei laboratori che vi ho portato qui. Questo è un elettroscopio. Queste due sono due foglioline che riescono a visualizzare se in qualche modo nelle vicinanze è presente un qualche campo elettrico, e se questo campo elettrico è presente tendono a divergere. Il problema cos'era? Qui un pochettino stanno divergendo perché l'ho caricato prima. Il problema cos'era? Che gli elettroscopi, per qualche motivo che non si sa, si scaricano. Io li carico, deposito sopra della carica, le foglioline divergono perché cariche dello stesso segno si respingono, e per qualche motivo tendono piano piano a scaricarsi. Se addirittura dietro metto anche una scala graduata, diventa un elettrometro, cioè riesco a fare anche delle misure quantitative, non solo qualitative. E posso ad esempio anche misurare la velocità con cui si scaricano. Però c'è un problema. Perché si scaricano? Vedi come alcune persone, per la maggioranza di noi, io per primo direi, vabbè, si scarica, ci sarà un motivo. No, alcuni. Perché si devono scaricare? Per quale motivo queste due foglioline devono perdere carica? Doveva finire la carica? E addirittura un fatto ancora più sorprendente, dato che non si trovava spiegazione, beh, come fa la fisica in questi casi? Andiamo a vedere quali sono le modalità di questa scarica. E questo ci ha pensato Victor Hess, che prenderà il premio Nobel nel 1936 proprio per questi studi qua. Cosa ha fatto? Ha messo un elettroscopio su una mongolfiera e si è chiesto come cambiava la rapidità con cui si scaricava con l'altezza. Pensate, cioè, cercare proprio una spiegazione nei minimi dettagli di quello che sta avvenendo. Ha fatto diversi voli ascensionali fino a 5 km di altezza, e quello che ha scoperto è veramente sorprendente, perché scopre che da un certo punto in avanti la rapidità con cui si scarica aumenta. E questo è un segno inequivocabile che la causa di questo scaricamento arriva dall'alto, non arriva da terra. Altri tentativi precedentemente sono stati fatti sulla Torre Eiffel, ma lì sono 100 metri, non si va così in alto. Ma da un certo punto in avanti si è visto che tendeva a scaricarsi. Ecco, così sono stati scoperti i raggi cosmici. Queste particelle che arrivano dal cosmo, particelle molto energetiche, che arrivano da qualche supernova, dal Sole, da qualche quasar che ci spara addosso, arrivano sull'atmosfera e interagendo con le molecole dell'atmosfera producono gli sciami di altre particelle di ogni genere. Salendo, lui stava ripercorrendo questi sciami a ritroso e andando verso dove arrivano quelle particelle più energetiche. La cui energia da discesa si distribuisce tra tutte. E quindi era questo il motivo per cui si stava scaricando sempre di più. E troviamo qui, vediamo Victor Hess mentre era alle prese con la costruzione, perché costruiva lui questi strumenti che poi utilizzava. Successivamente, una volta capito dove andare a cercare le cose, come andarle a cercare, ecco qui che Wilson inventa questa camera qua, una camera con del vapore sopra saturo, e vedete che quando passa una particella lascia una scia. E a questo punto possiamo fare un'indagine essenzialmente su due livelli, riuscire a capire intanto se chi è passato ha una carica positiva e negativa. E questo lo possiamo fare mettendoci un campo magnetico. Perché se mettiamo un campo magnetico, una positiva piega da una parte e una negativa piega dall'altra.
E poi dal raggio di curvatura di quanto piegano possiamo anche capire quant'è la massa. E ricordiamoci che a quel tempo esistono protoni ed esistono elettroni. E quello che si vedeva erano queste immagini qui, del genere. E quello che è curioso è che questo fisico qua, Sobensky, un fisico russo, aveva già visto numerose scie strane, delle tracce strane di particelle positive che però avevano una massa più piccola, non potevano essere protoni. E lui era rimasto un po', vabbè, avrò sbagliato, forse arriva dall'altra parte, perché negli sciami, no, quando si formano, se vanno in tutte le direzioni, possono anche salire verso l'alto le particelle che sono formate, mica detto che vanno in giù, no? Nel caos degli urti prendono tutte le direzioni possibili, una volta che si emerge dall'urto, le particelle possono avere qualunque direzione. Va a Cambridge, dove lavorava Dirac, e presenta queste sue misure dicendo questo come un mistero. Dirac non va a quella conferenza lì, non partecipa. Non è detto, Dirac era più gli piaceva la teoria. Non è detto che i teorici andassero a sentire le conferenze di sperimentali. E quindi già questo è un caso, gli sfugge questa cosa. Però Blackett e gli Occhialini, che lavoravano insieme, avevano inventato un sistema molto efficace, una camera di Wilson a trigger, che consentiva di risparmiare molto sulle emulsioni di bromuro d'argento delle lastre fotografiche, perché prendeva solo le particelle che passavano da una parte all'altra, perché altrimenti vi immaginate, metto le lastre fotografiche, le mando su, aspetto un po', la prendo e guarda quello che esce. Loro due avevano inventato un sistema che rendeva tutto questo molto efficace, che veramente quando lo tiravano giù aveva delle tracce efficaci. Vanno da Dirac, dicono, ci sono queste tracce di Dirac, lo beccano un giorno particolarmente negativo, non risponde. È come se non stesse ad ascoltare quello che stavano dicendo. Loro pubblicano i loro risultati, ma nello stesso tempo Millikan, anche lui nei suoi laboratori, Robert Millikan era un americano che, come tanti americani in quel periodo lì, avevano borse di studio in Europa. È così che si è formata la fisica statunitense, mandando dei dottorandi, a differenza di quello che fanno gli italiani quando vanno all'estero, che non tornano più, invece loro portano, diciamo, in patria il background di conoscenze che hanno guadagnato e contribuiscono. È così che la fisica americana si è sviluppata. Robert Millikan aveva un laboratorio e lavorava anche su queste cose. Lui non credeva assolutamente a queste cose. In particolare c'erano i suoi allievi che dicevano vedere questi risultati, ma no, non può essere, può essere un protone. Robert Millikan, tra l'altro, è il fisico sperimentale che un po' di anni prima aveva scoperto la quantizzazione della carica dell'elettrone con un famoso esperimento della goccia d'olio. Aveva visto che la carica non può assumere parti più piccole della carica elementare, di quel valore lì di E che era presentato prima, e di fatto aveva scoperto la quantizzazione della carica elettrica. Su questo c'è un episodio interessante che riguarda proprio la fisica genovese, perché due docenti di fisica dell'Università di Genova si sono accorti che nei diari di Millikan non era presente solamente la carica E, cioè che in alcune misure c'era un terzo E e due terzi E. Ma un terzo E e due terzi E sono le cariche dei quark che compongono i nucleoni. Sarà mica che Millikan aveva visto questo, lui tra l'altro l'aveva scartato come... E hanno realizzato un esperimento nella vecchia facoltà di fisica, quella di via Benedetto 15, un esperimento fatto con, siamo negli anni 80, quindi fatto con le tecniche di oggi, non con la goccia d'olio come ha fatto lui, che faceva cadere in aria, andava a misurare con la viscosità dell'aria, con delle cocce di metallo, di ferro, con un sistema di magneti che le tenevano in sospensione, e andare a vedere in modo molto preciso
quanto valeva la carica che via via si metteva su queste particelle qua. Tra l'altro uno di questi era il mio docente dell'università, raccontava che quando passava al 17 faceva cadere tutte queste sferette che dovevano fare le misure prima che si fermasse l'auto per quelle vibrazioni, le faceva cadere tutto, poi fisica sperimentale anche questa. Beh, ma comunque non sono riusciti a vedere parti inferiori di E, evidentemente quelle erano veramente errori sperimentali, ma questo, come tanti esperimenti negativi della fisica, è stato molto utile perché ha confermato la teoria dell'interazione forte che prevede che i quark non possono sopravvivere separati. Quark possono solo sopravvivere composti assieme, possono solo mettersi insieme e non singoli. Anderson era uno di questi studenti di Robert Millikan che non ha dato retta al suo capo e ha perseverato in queste misure. Per lui queste tracce qui non potevano essere protoni. Guardate che simmetria, qui sembra proprio qualcosa che arriva e che si divide in due parti perfettamente simmetriche. E allora fa un esperimento che passerà alla storia, che è questo. Mette una foglia di metallo sul cammino proprio di questi raggi che sono qui. Questa è una foglia molto sottile di metallo. Ora, i protoni sono pesanti, gli elettroni, quindi se trovano un ostacolo, la materia è praticamente vuota, passa negli interstizi anche di un metallo, dovrebbe attraversarlo quasi senza risentirne. E se fosse un protone avremmo dovuto dire, qui arrivava dal basso, questo è proprio il basso, avrebbe dovuto fare una cosa del genere, andare quasi dritto, continuare con lo stesso raggio di curvatura, quello che si aspettava Anderson era questo. Se fosse invece una particella più leggera del protone, beh allora si sarebbe visto un significativo cambio di curva, di raggio di curvatura, come in effetti vedete che si vede molto bene. Che curva di più, l'elettrone è più leggero, quindi risente di più di eventuali forze nell'attraversare della materia, nell'attraversamento della materia. Questa è la foto con cui Anderson prenderà il primo Nobel nel 1936, perché la pubblicherà un po' prima rispetto a Blackett e Occhialini. Anzi, la pubblica proprio su un trafiletto di un articolo, non è nemmeno un articolo, proprio pubblica questa immagine qui da una parte di una rivista, e per quello sofferà il premio Nobel al nostro Occhialini, Beppo Occhialini, per pochissimo, e prenderà il premio Nobel. Qui abbiamo toccato con mano l'antimateria. Questa è una carica positiva perché piega dalle parti positive ed è leggero come un elettrone, non può essere un protone, questo è un antiprotone, questo è un antielettrone, un positrone. Qui, questa qui come nota un po' divertente, perché c'è questo fisico qua che era Herbert Dingle, che è famoso per essere andato contro in ogni modo la teoria della relatività. Cioè lui era un oppositore, infatti poi è passato nell'oblio, come poi la teoria della relatività si è rivelata valida. E in quell'occasione aveva proposto di chiamare il positrone non positrone, ma di chiamarlo restone, perché stava pensando ai due fratelli matricidi, Elettra e Oreste, figli di Agamennone e Clitennestra, insomma, e per cui Elettra e Elettrone, Oreste restone. Direi che Dan Brown ringrazia di non che non gli abbiano dato retta. Chi piace un po' di storia della fisica avrà notato che la storia della scoperta dell'elettrone, della sua ipotesi, segue parallelamente un'altra importantissima scoperta fatta un po' di anni prima da lui, che è James Clerk Maxwell. Quando, dopo aver scritto le sue equazioni, siamo nel 1871, i lavori iniziati nel 1864, finiti nel 1861, erano le equazioni dell'elettromagnetismo. Da Maxwell abbiamo tutto quattro equazioni con le quali spieghiamo qualunque fenomeno elettrico e magnetico. Ma non solo questo,
Qui si vede quando una teoria è veramente feconda, perché cosa fa Maxwell? Non si limita a questo, mette insieme due delle quattro equazioni, che sono quelle due lì, e ottiene queste equazioni qui, adesso senza entrare nei dettagli, non ha nessuna importanza, ma queste equazioni qui sono molto simili a questa, che era un'equazione molto nota, che è l'equazione delle onde. Maxwell dice, è possibile che esistano delle onde fatte di elettricità e magnetismo. Dalle mie equazioni si vede che vedete la similitudine, questa è la derivata seconda, ma non ha importanza, la struttura dell'equazione è la stessa. Questa è l'equazione di un'onda elastica, un'onda di una corda tesa. E questa sono due equazioni che si ricavano per il campo elettrico e per il campo magnetico dalle equazioni di Maxwell, cioè una cosa del genere. È possibile che esistano delle onde fatte di elettricità e perpendicolarmente adesso, perché il campo magnetico è lungo lungo Z, il campo elettrico lungo X, no? E che si sposta in avanti. Ma la cosa sorprendente succede quando lui prova a calcolare la velocità di queste onde fatte di elettricità e magnetismo. Dalla teoria, questa è un numero che esce dalla teoria, 300.000 km al secondo. Pochi anni prima Fizeau a Parigi aveva misurato la velocità della luce ed era questa. E guardate Maxwell cosa dice. Questa velocità è così vicina a quella della luce che ho ragione di supporre che la luce stessa sia un'onda elettromagnetica. Tenete presente che fino a quel momento non si sapeva la natura della luce, non si conosceva, si sapeva che era un'onda. 1802 con l'esperimento di Young, le due fenditure, ma non si sapeva cosa ondulasse, che cosa ondula. Nelle onde c'è qualcosa, c'è una grandezza che vibra e si muove, no? Come nel suono, la pressione dell'aria, ma nella luce che cosa vibra? Qui c'è la risposta, vibrano campi elettrici e campi magnetici. E notate di nuovo come ho ragione di supporre che, non dico è così, ho ragione di supporre che il genio esita sempre, tiene sempre tutte le possibilità aperte. E questo ricorda molto da vicino quello che è stato, che ha fatto Dirac, perché lui ha inseguito un'idea. Vediamo cosa succede se metto insieme queste due equazioni. Appena scritto questo, due settori della fisica che erano completamente separati, che erano l'elettromagnetismo, che si occupa di queste cose qua, e l'ottica, che era la scienza della luce. Cosa ha a che fare con queste cose? La luce, quella che, diciamo, la scienza della luce studiava le lenti, studiava i correttori della vista, i telescopi, i microscopi. L'ottica godeva di un grande prestigio all'interno delle scienze perché aveva costruito strumenti molto importanti, no? Robert Hooke nel microcosmos era il primo che stava un po' utilizzando sistematicamente il microscopio e che ci aveva mostrato questo mondo del microscopico di cui non avevamo la più pallida idea. Bene, l'ottica diventa un capitolo dell'elettromagnetismo, perché la luce stessa è fatta di elettricità e magnetismo. Ha unificato, cosa ha fatto Dirac? Ha unificato due settori della fisica. E è questo che è stato il lavoro importante, per questo Maxwell è considerato uno dei grandi, e come Anderson ha trovato, l'ha toccato con mano quello che aveva scoperto, qui è il ruolo di Rudolf Hertz, che con i suoi esperimenti, per caso, lavorava con questi oggetti qua, che erano dei ricevitori, e qui partiva con questo... Partiva da scintille e c'era un ricevitore appoggiato di per caso che faceva scintille anche lui, in corrispondenza di quando scintillava questo, scintillava anche l'altro. Hertz era conoscente del lavoro di Maxwell e quando ha visto che c'era qualcosa che partiva di qui e arrivava su un oggetto messo lì per caso, sarà mica proprio quelle onde che aveva ipotizzato Maxwell, che purtroppo non riesce a vedere questa scoperta, non è altrettanto fortunato come Dirac, perché sarebbe morto da 5 anni quando Hertz ha fatto questa scoperta sulle onde elettromagnetiche. Il nipote di Hertz, August Hertz, pochi anni dopo avrebbe preso invece il premio Nobel per gli aspetti corpuscolari della luce. Hertz, lo zio, su una
natura ondulatoria della luce e il nipote sull'aspetto corpuscolare, con l'esperimento di Frank Hertz. E di qui inizia proprio la fisica delle particelle, nasce da questo, per cui dopo il positrone del 37, sempre Andrew Niedermayer, che era un suo allievo, scoprono il muone, poi le particelle pi, pioni, pi più, Anderson e Niedermayer, sempre poi caoni, k più e k meno, nel 50 il pione, che aveva già ipotizzato Yukawa, e poi il caone k0, nel 50 tutta una serie di barioni, i barioni sono questi sono dei mesoni qui che sono fatti di, oggi lo sappiamo, non lo sapevano a quel tempo, di coppie, quark e antiquark, e la particella delta, la particella lambda, la particella sigma, la xi0, poi nel 55 l'antiprotone, Chamberlain, e Emilio Segrè, prenderà il premio Nobel per questo Emilio Segrè. Nel 60 l'antineutrone al CERN, ormai non ci sono più singoli perché gli esperimenti sono talmente complicati da elaborare che parliamo di intere equipe di ingegneri fisici. Nel 65 l'antideuterio al CERN di Ginevra, l'antitrizio, nel 78 l'antidrogeno al CERN. L'antidrogeno è un atomo formato da un antiprotone e un positrone che gli gira intorno. A dire la verità, qui è stato fatto sia al CERN di Ginevra che al Fermilab a Chicago, ma erano atomi relativistici, cioè erano molto veloci. Quando sono così veloci non si riescono bene a fare delle misure. Di lì in avanti l'obiettivo è quello, sì, formiamo antimateria, antiatomi soprattutto, adesso vediamo perché, ma lenti, freddi, non che vadano così veloci, perché altrimenti non riesco a fare qualche delle misure che mi servono. Nel 2010 l'antidrogeno, che è sopravvissuto per un decimo di secondo, e poi l'antielio, e successivamente è stato fatto volare nel 2014 una tuba di antidrogeno per 2,7 metri in un tubo. È stato fatto volare, tenete presente che l'antimateria riesco a confinarla con campi elettrici e magnetici, ma se è carica, quindi i positroni riesco a tenerli lì e gli antiprotoni riesco a tenerli lì, ma non appena si forma l'antidrogeno è neutro e quindi va dove va con la velocità con cui si è formato, prosegue, non riesco più a confinarlo. E invece hanno imparato come farlo andare tutto qua. Antineutroni freddi. Per questo leggiamo ogni tanto sulle riviste, è stato formato antimateria, se non è che si formano atomi e che si formano in modo sempre più efficiente. Sono tanti anni che si sanno formare, ma per più tempo, di più in numero. Qui parliamo di 10.000 atomi formati contemporaneamente, oggi si fanno questi numeri. Perché appunto studiare l'antimateria? Ci sono ricerche di fisica fondamentale, per fortuna non ci sono ricerche per costruire ordigni, oppure per ricerche di cosmologia, o per diagnosi medica, o per una nuova frontiera che è anche di terapia medica, usare l'antimateria per la terapia, per la cura di alcune importanti malattie. Per capire queste ricerche di fisica fondamentale dobbiamo un attimo tornare sulle interazioni che legano tutta questa materia, tutti questi mattoni di base che formano la materia. Beh, sappiamo che ci sono quattro forze, la natura ci presenta quattro forze. L'interazione forte, l'elettromagnetica, la debole e la forza di gravità. L'interazione forte comunica con i gluoni, la forza elettromagnetica con i fotoni, la forza debole con i bosoni W e Z, questo perché tra l'altro Carlo Rubbia nell'84 che ha preso per il premio Nobel, la gravità con una particella ipotetica che è il gravitone e la mettiamo da parte. La mettiamo da parte perché abbiamo una teoria molto ben consolidata su questi tre tipi di forze, che è questa, che si chiama modello standard. Qui ci sono le particelle che facevo vedere prima, le controparti antiparticelle, gli antivettoni, gli antiquark, le particelle messaggere, mediatori di forza, con il bosone di Higgs, responsabile della massa delle particelle.
ci sono tutti i mediatori di forza, non c'è la forza di gravità. Con questo modello si spiegano fatti, si fanno previsioni molto accurate su fatti nuovi, ma non si prevede, non è presente la forza di gravità. Tutti i tentativi fatti fino a questo momento di mettere insieme questo modello qui con la teoria più avanzata sulla gravitazione, che è la teoria della relatività generale, sono falliti. Ed è proprio su questo che serve, è proprio per questi studi che serve l'antimateria. Perché? Su cosa poggiano questa, diciamo così, questo modello che unisce le tre forze, forte e debole, elettromagnetica e quella di gravità? Beh, su dei principi. La forza di gravità, la teoria della relatività generale, fonda su dei principi. Uno si chiama trasformazione di Lorentz e l'altro si chiama principio di equivalenza. Poi vi dico brevemente cos'è. Ci sono due principi che portano a queste equazioni di campo di Einstein. Nelle equazioni di campo sono tutte funzioni continue, quelle che abbiamo a che fare, funzioni tranquille. Questa invece, l'equazione di Schrödinger generalizzata, presenta dei tipi di invarianza che si chiama CPT, adesso non ha importanza, però ha dei principi saldi su cui si basa tutto quel modello di interazioni che abbiamo studiato. Non è una tavola degli elementi, è quella che ho fatto vedere prima, è una teoria di campo. Qui le particelle sono viste come delle eccitazioni di un campo. E questo sposa perfettamente l'aspetto ondulatorio corpuscolare. Qual è il problema quando proviamo a metterli insieme? È questo, è che se noi proviamo ad andare sempre più nel piccolo e saliamo, ingrandiamo questo quadratino qui, sempre più lo spazio, lo ingrandiamo, a un certo punto arriviamo a questa situazione qua. Per la fisica quantistica, il campo gravitazionale dà luogo a dei movimenti impetuosi, quasi casuali. Qui Arthur Wheeler diceva una schiuma quantistica. Ma questo, il campo di gravità è lo spazio-tempo. Uno spazio-tempo fatto così contrasta in modo irriparabile con invece le equazioni tranquille di campo gravitazionale. Questo è lo sfondo, questo è perché non si è ancora riusciti a superare questo ostacolo. Non abbiamo ancora una teoria che riesca a unificare le due per questi motivi qua. Allora si cerca di fare qualcosa. Questi sono i principi su cui si basa. Andiamo a vedere se c'è qualcosa che non va nei principi. Perché se scopriamo questo, scopriamo cosa stiamo facendo male. C'è qualcosa che stiamo facendo male? Non è possibile, siamo convinti che ci debba essere un collegamento tra le due. Dobbiamo scoprire cos'è che non va bene nelle due teorie. E dove lo scopriamo? Su ciò su cui si basano. Se scopriamo una violazione, ad esempio, di queste invarianze qui, invarianza vuol dire rimanere uguali, o se scopriamo una violazione di questo principio di equivalenza e trasformazione di Lorentz, beh, allora potrebbe essere la chiave per unificare le due cose. Finora non è stata vista. I modelli che abbiamo, tutti i tentativi, questi fatti, decine e decine di tentativi, tutti portano a una qualche violazione, cioè dobbiamo rinunciare a qualcosa di questi, ma finora non sappiamo cosa rinunciare. Cioè se vogliamo unirli dobbiamo far venire meno di questi pilastri. E qui entra in gioco l'antimateria. Perché sapete che esistono due tipi di masse, questo è il principio di equivalenza, uno dei due pilastri su cui si basa la teoria della relatività generale. Sapete che esistono due tipi di massa, una è la massa inerziale, che diciamo, che mi dice come si fanno accelerare i corpi, l'altra è la massa gravitazionale, che invece mi dice come i corpi vengono attratti da altri corpi. Sono due cose a priori diverse. La teoria della relatività generale si basa sul fatto che queste due debbano essere uguali. E questa è assolutamente confortata dall'esperienza. Se andiamo a vedere che sono uguali, vuol dire anche che se io faccio cadere due oggetti nel vuoto, arrivano assieme. Se fossero diverse queste due, no. Arriva prima uno, poi l'altro. Masse diverse arrivano in tempi diversi.
sappiamo che il primo che ha fatto questi esperimenti è Galileo della Torre di Pisa, ma questo sappiamo altrettanto che non poteva essere vero. Questa è un po' una leggenda che Vincenzi, il suo biografo, aveva un po' raccontato, perché era impossibile che Galileo così giovane, che avesse coinvolto professori universitari, venite a vedere io che faccio l'esperimento, che era un giovinetto di 16 anni, questo non appare verosimile. Ma poi ci sono stati altri esperimenti di questo Eotopos e poi altri. Guardate, oggi sappiamo, di più preciso, che queste due masse sono uguali per una parte su 10 alla meno 13. La più spinta precisione nel cercare di vedere come quando due masse, come due masse cadono assieme, ci porta a una parte su 10 alla meno 13, che vuol dire una parte su 10.000 miliardi. Siamo sicuri che così, con la probabilità di sbagliarci, veramente bassissima. E quindi diciamo che Einstein aveva ragione a basare la sua teoria, quantomeno, è per questo che ci appare così vera. Chissà se però ci sono delle variazioni, però un momento, sarà vera per l'antimateria? Questo l'abbiamo fatto per la materia, non per l'antimateria. La materia non lo sappiamo. Dobbiamo prendere un'antimateria e farla cadere e vedere cosa succede. Ci potrebbero essere delle violazioni lì, ad esempio. Le trasformazioni di Lorentz è una cosa un po' più complicata. E queste sono le equazioni di Maxwell. Le equazioni di Maxwell non devono cambiare se io cambio il sistema di riferimento inerziale, cioè due osservatori che scrivono l'elettromagnetismo, se sono due osservatori inerziali devono scrivere le stesse equazioni. Le trasformazioni di Galileo erano queste e sappiamo che le equazioni di Maxwell non cambiano se facciamo delle trasformazioni di questo tipo. Servono altri tipi di trasformazioni, che sono queste, che sono, si chiamano trasformazioni di Lorentz, che era quel fisico seduto vicino a ad Einstein nella foto del congresso, e sappiamo che queste sono quelle che veramente lasciano invariato le equazioni di Maxwell, ed è proprio quelle che dimostrerà Einstein, imponendo nella relatività ristretta il vincolo di velocità della luce massimo. Cioè, se noi poniamo che la velocità di qualunque cosa abbia un massimo in quello della luce, sono fuori queste, ipotizzate prima di lui da Lorentz, e per questo si chiamano trasformazioni di Lorentz, ma Einstein le ha ottenute per un'altra via, le ha ottenute con i suoi postulati, che la massima velocità raggiungibile è quella della luce, e tutti gli osservatori vedono la stessa velocità. Misure di questo su cui Einstein ha basato la propria teoria della relatività generale, questa è la base della relatività ristretta, su cui si basa il secondo piano della casa, la relatività generale. Bene, ha delle conferme incredibili, vedete qui siamo 10 alla meno 17, cioè queste sono verificate a meno di 1 su 10, a meno di 10 alla meno 17, c'è una precisione incredibile, ed è per questo che la teoria della realtà generale appare una teoria così tanto ben verificata. Però non abbiamo preso un orologio di antimateria, e abbiamo misurato i tempi. Non l'abbiamo fatto con l'antimateria, l'abbiamo fatto con la materia. E quello che si sta tentando di fare invece è proprio con l'antimateria. Il modello standard si basa su quel CPT, che sono delle, diciamo, delle iniziali. Ci vuol dire coniugazione di carica, vuol dire semplicemente che tutte le particelle devono avere un'antiparticella. Per il modello, cioè tutte devono averlo, non ci possono essere eccezioni. E questo vabbè. Questo è vero, non è lì che andiamo a cercare la violazione. La parità vuol dire che non fa differenza destra e sinistra, vuol dire che se noi facciamo un esperimento qui con particelle che escono, anche quello che vediamo in uno specchio deve essere un esperimento reale. Questo vuol dire invarianza di parità. Inversione temporale, T-inversione temporale, vuol dire che l'esperimento, mandando il tempo a ritroso, deve comunque valere. Bene, queste tre relazioni sono quasi identiche alle trasformazioni di Lorentz. Se noi troviamo una violazione di questi tre in particolare, noi sappiamo già oggi che C e P sono violati, abbiamo trovato a Ginevra una violazione di CP, ma mai di CPT. Se trovassimo una violazione così, avremmo quel canale in cui inserire, in cui costruire quell'unificazione delle forze. Le conseguenze importanti di questa invarianza, in particolare, sono queste.
a parte le prime due, che sono senz'altro vere, ma poi c'è questa. I livelli atomici dell'atomo e dell'antiatomo devono essere identici. Per questo si sta costruendo l'antidrogeno. Si sta costruendo l'antidrogeno e si sta studiando le variazioni di livello degli elettroni, cioè si eccitano, si disecitano, emettono fotoni, andiamo a vedere con molta precisione quant'è la luce emessa. Perché se ci fosse una pur minima differenza tra queste avremmo trovato la violazione che stiamo cercando. Ma in realtà ad oggi non è ancora stato possibile. Questo è il motivo per cui si devono fare atomi lenti. Non posso farne uno con velocità che va a un decimo della luce, come faccio a fare queste misure? Devo rallentare ed è per questo che stanno cercando atomi di antidrogeno lenti, freddi. Perché i fisici americani hanno sviluppato lo standard model extension, che sembra la strada più promettente di tutte per questa grande unificazione, la teoria del tutto. Perché hanno creato un modello matematicamente consistente in cui c'è dentro sia la realtà generale che la teoria dei campi, tutto all'interno con tanti parametri. Quando questi parametri sono zero abbiamo il modello standard. Questi parametri sono decine di parametri, arrivano da tutti gli esperimenti che conosciamo fino ad oggi, dal neutrino a fisica nucleare, tutti gli esperimenti, e alcuni parametri devono arrivare dall'antimateria. Una volta inserito questi parametri all'interno del modello, possiamo vedere, questa è la Lagrangiana, insomma, comunque possiamo vedere qual è la strada per trovare questa equazione matematicamente consistente che unisce tutto. Questo è il tentativo che si sta facendo oggi. Non sappiamo com'è questa teoria, ma sappiamo che deve avere una forma del genere, con molti termini in più. Andiamo a vedere quanto valgono ciascun termine, poi li mettiamo insieme. Ed è per questo un altro buon motivo per cui stiamo cercando di fare questa unificazione. Ma non solo questo. Perché sappiamo anche che quando si è formato l'universo dal Big Bang, la teoria del Big Bang, sappiamo che nei primissimi istanti materia e antimateria dovevano essere in ugual numero, tanto una quanto l'altra. Dalla materia è nato l'universo che vediamo noi. E l'antimateria dove? Oppure, se volete, la domanda è più correttamente questo: perché c'è la materia? Perché siamo qui oggi a parlarne? Perché se sono formate in un ugual numero, dovrebbe essere annichilito tutto e non trovarsi più niente. Invece la materia ha prevalso. C'è un'altra storia? Oppure quest'altra storia non è mai stata scritta? C'è un anti-universo? È possibile che ci siano galassie molto lontane, ma devono essere veramente lontane? E come diceva Dirac, se ci fosse una stella che emette luce, noi non ce ne accorgiamo, la luce è identica. Però magari galassie lontane, molto lontane, potremmo avere galassie fatte di antimateria, che magari si sono distaccate, magari hanno preso un'altra strada. In questo caso si pensa a questa ipotesi molto difficile, perché in tal caso vedremo tutto intorno alla galassia vedere dei lampi, dei lampi inspiegabili, che sarebbe la fusione tra materia e antimateria, perché si devono mescolare. Quello che sembra più plausibile è che ci sia stata proprio una violazione di quei principi di base, una violazione che non conosciamo e che ha fatto sì di far prevalere la materia rispetto all'antimateria. Quello che sappiamo è che per ogni miliardo di antimateria, se la materia fosse stata un miliardo più uno di atomi, quell'uno sarebbe bastato per creare il nostro universo. Quindi una violazione piccola, questo mi spiega che è piccola, per questo non riusciamo a vederla ancora, ma se la vedessimo basterebbe questo per darci questa spiegazione e nello stesso tempo trovare la teoria del tutto. Quella ricetta l'ha fatta Andrei Sakharov, il dissidente russo, premio Nobel per la pace, che era un fisico, padre della bomba atomica russa, e che ha dato una ricetta che io qui un po' modificato con le conoscenze di oggi, diciamo, ci basterebbe provare una violazione di CPT, di quei principi che dicevamo, e una violazione della conservazione del numero barionico, che questi due basterebbero a spiegare
perché c'è più materia di antimateria. E quindi non esistono stelle di antimateria, è semplicemente che c'è stata una dilatazione per un qualche motivo di una teoria che non conosciamo ancora, quando si sono separate materia e antimateria. E all'inizio dei tempi, in pratica, è quello che è successo i primi istanti del Big Bang, che sono le due galassie, materia e antimateria. Quello che succede nei primi istanti è un po' questo, no? All'inizio ci chiamava Theory of Everything, cioè del tutto, poi si è separato la gravità quasi subito, si è separata una forza molto meno intensa dalla forza unificata, di cui poi 10 alla meno 33 secondi, tempo inimmaginabile, si è separata in interazione forte e interazione elettrodebole, e poi l'interazione elettrodebole in forza elettromagnetica e interazione debole. Noi siamo qua, questo è quello che vediamo noi oggi. Qui è dove possiamo spingerci, prima con l'EPP, che era il vecchio acceleratore, quello prima di LHC, e quello di oggi. Non riusciamo ad arrivare a vedere queste cose qua. Non riusciamo ad andare oltre. Non riusciamo a vedere, per l'energia che abbiamo al momento, riusciamo a vedere 10 alla meno 10 secondi dal Big Bang, non riusciamo a risalire sperimentalmente a quello che è avvenuto prima. Dobbiamo ipotizzarlo, vedere forse qui ha agito una quinta forza, non si sa bene, però questo è quello che dovrebbe essere avvenuto come separazione, e vogliamo andare a vedere cosa è successo qua nei primi istanti. La teoria del tutto mi spiegherebbe cosa, come si è separato qua, e qui entra in gioco lo studio dell'antimateria. Sulla stazione spaziale orbitante è stato posizionato questo rivelatore qui, MS, che sta proprio cercando eventualmente antiatomi, non in generale antipositroni, quindi lo sappiamo che si formano, ogni tanto ne scappa qualcuno, ma lo sappiamo, ma antiatomi proprio completi, un antielio, perché come si formano gli atomi all'interno delle stelle, quindi un eventuale antimateria, trovare anche uno, trovarne anche uno solo di un antiatomo pesante formato, vorrebbe dire tantissimo, vorrebbe dire che allora da qualche parte ci sono stelle o galassie di antimateria. Non è stato ancora trovato. A dire la verità, AMS fa anche studi molto interessanti sulla materia oscura, non è l'unico scopo per cui è stato messo qua. Rilevare produzione anomale di antimateria vuol dire avere informazioni sulla materia oscura, perché alcune teorie, quelle del neutralino, prevedono proprio che ci sia una produzione di antimateria in più, anomala rispetto a quella che ci aspettiamo. Qui è come funzionano, vedete, e il rilevatore lassù è in grado di vedere l'elio e l'antielio, è in grado di vederlo e rilevarlo, quindi se ce lo vediamo. Com'è possibile produrre l'idrogeno freddo? Come fanno a Ginevra a produrlo? È difficilissimo, una cosa veramente complicata. Questi sono gli apparati che si stanno utilizzando e si devono... il problema grosso è il contrario di quello dell'accelerazione. Il problema è produrli, riesci, non è tanto quello il problema è rallentarli, perché si producono in queste macchine qui. Si vedeva prima anche il tubo in cui sono riusciti a fargli fare quei 2,7 metri, con campi elettrici e magnetici riusciamo ad acchiapparli e a tenerli lì, e con il sincrotone si riescono a produrre. Dopodiché vanno inseriti in un deceleratore, che è questo. Questo è l'anello principale. Fuori dall'anello, qui c'è il protosincrotone, in cui vengono sparati i protoni su un target e si producono questi antiprotoni, che vengono subito coinvolgiati qui. Questo è un anello di 180 metri, questi sono quasi 30 km. Qui c'è l'anello di che è questo, di 180 metri, che ha lo scopo contrario dell'acceleratore, è AD, Antimatter Decelerator. Questo li decelera e li fa scendere almeno di un milione di, perché sono a giga electron volt, li fa scendere almeno di un milione di ordini di grandezza, cioè 6 ordini di grandezza. Quando sono stati decelerati, non basta ancora
perché per confilare si deve arrivare al chilo elettronvolte e arrivano che sono ancora mega elettronvolte. Allora vengono proprio con forza bruta, vengono fatti passare attraverso un materiale che li rallenta, vengono catturati da questo cilindro qua, che è questo, un campo magnetico longitudinale e gli impone il confinamento laterale e un campo elettrico li tiene lì. Dopodiché si possono decidere anche i profili, si può tenere in una ciotola così a seconda di come si vuole far uscire. Questo è come si trattengono gli antiprotoni e non basta ancora per formare l'antiatomo, dobbiamo ancora più rallentare. Qui si usa un trucchetto veramente efficace. Si mescano gli antiprotoni con gli elettroni insieme. A differenza degli antiprotoni che sono pesanti, gli elettroni hanno un sistema efficacissimo per perdere energia. Iniziano a muoversi e se si muovono producono onde elettromagnetiche e quindi perdono energia. Il protone, l'antiprotone, è pesante, non riesce a farlo in modo efficace. Quindi si fanno interagire con gli elettroni, tanto sono carichi negativi e si respingono, non si mescolano. Comunica la propria energia cinetica e piano piano gli elettroni si scaldano, loro si raffreddano, si riseparano e sì, sono pronti a formare l'antidrogeno. Invece i positroni si ottengono invece in natura da decadimenti beta, questo è un esempio, quando decade l'azoto in carbonio emette un positrone e quando si mette un sistema molto simile all'altro con questi campi elettrici confinati su cilindri che stanno lì dentro e qui sono più leggeri però, quindi hanno tutte le caratteristiche dei plasmi, cioè iniziano a oscillare, hanno dei modi di oscillazione così, diventano più grandi e dei modi di oscillazione così, cioè più lunghi. E quando oscilla comunicano agli stessi emettitori di campi elettrici la loro forma. Così si sa esattamente che forma hanno, si sa il momento di farli uscire. Al momento di farli uscire si mescono con gli antiprotoni e qui è il momento in cui si producono 10 alla 4, 10 alla 5 antiatomi e adesso sono veramente freddi. Questi antiatomi sono infatti, vabbè, gli antiprotoni vengono messi in questo plasma di positroni, dopodiché vengono intanto sparati, si va a vedere quanto cadono, allo scopo di vedere se la massa inerziale coincide con la massa gravitazionale. Si fanno proprio cadere, si fanno delle misure estremamente precise per vedere se c'è una violazione dei principi che dice là. E questo è l'utilizzo di questa tecnologia, ormai non è più ricerca, la PET utilizza proprio i positroni per poter levare delle parti veramente a una risoluzione di 0,1 mm, credo che sia l'esame che fa vedere maggiormente i dettagli, si vedono lesioni piccolissime, millimetro. Essenzialmente si prende uno zucchero che contiene materiale che emette particelle beta, emette positroni, non appena il positrone esce si scontra con gli elettroni che sono naturalmente intorno ed emette due raggi gamma, tutto intorno c'è un sistema di rilevazione. Quando arriva il due raggi gamma contemporaneamente, beh, quella è la prova che è stata emessa da quel punto lì, poi i calcolatori fanno il resto, fanno la ricostruzione tridimensionale della parte che stai analizzando, per cui questi zuccheri che prendi vanno nelle zone più affamate di zucchero, non so, linfonodi, dove c'è appunto una lesione o dove c'è qualcosa di importante, si concentrano lì e abbiamo tutto il profilo tridimensionale di quello che sta avvenendo. L'ultima frontiera, mi dicevo, è quella di uso di antiprotoni per la terapia medica. Se noi mandiamo antiprotoni su una parte malata, questo può contribuire a distruggere in modo molto efficace cellule malate o cose del genere. Questa è una parte che si sta studiando proprio adesso. Ok, io ho finito. Grazie.